Ciao a tutti, spettatori di Albifoto, sono con voi. Cos'è questo? Ma è rimasto sepolto, praticamente. Sì, qualcosa di... Ma ce n'è un altro là più avanti. È la tana di un animale, praticamente. Comunque noi adesso seguiamo un po' la strada, sì. E poi dobbiamo salire da quella parte, perché abbiamo un paio di cose da vedere. Tutto dobbiamo... Ok, il sentiero è questo, il D2. E dobbiamo salire da questa parte. Sì. C'è scritto strada privata, però c'è anche il segnetto, quindi si può passare liberamente. Andiamo su, dai. Abbiamo veramente tantissima strada da fare. Sarà molto impegnativo, ma è normale per noi. Il segno che dovremmo seguire per tutto il percorso, che ci indica la via dove sembra non ci sia. Guardate, ci sono i primi fiori. Circondati da una natura spettacolare, andiamo su per arrivare in una straordinaria villa abbandonata. Adesso facciamo un pezzettino di tranvia, però devo guardare la mappa, perché questa è la tranvia che avevamo visto nel 2020. Se non l'avete visto il video, andate a vederlo. La tranvia che una volta collegava Biella con Europa. Oggi non la facciamo tutta perché l'abbiamo già fatta, però ne facciamo un pezzettino per collegarci al sentiero che vogliamo fare. Vedete, questa era la tranvia, passava il tram molto molto tempo fa. Aveva chiuso, mi sembra, negli anni 50, se non sbaglio. Comunque adesso dobbiamo proseguire sopra di là. Vedete quella strada? Dobbiamo salire. Qui ci sono dei sentieri spettacolari, guardate anche la natura quanto è bella. Proprio incontaminata. Guardate che casino è successo qualche temporale. Non è un posto isolato. No, infatti è strano che non l'abbiano pulito. Adesso noi passiamo di qua, perché vedete c'è una traccia, quindi la gente, per evitare quegli alberi, passa di qua. Lì ci sono gli alberi caduti. Noi passiamo di qua e li evitiamo. Ma questa è abbandonata. Guardate. È abbandonatissima, guardate com'è collassata. Da lontano pensavo fosse una casa abitata, pensate voi. C'è il tetto d'amianto. Comunque dovremmo riuscire a tornare sulla strada, ma secondo me se passiamo di lì evitiamo di scendere da qua, che è un casino. Laggiù c'è una casa abbandonata, forse è la villa che ti dicevo e qualcos'altro. Noi adesso andiamo a vedere quella casa, secondo me ce ne sono diverse abbandonate. Questa, vi dico, era una piccola frazione sotto Europa. Occhio, 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 occhio. Vai. Vado. Vai, vai. Ok. Adesso andiamo lì, che c'è la villa che ti dicevo. Questa era una baracca. Forse tenevano degli attrezzi, cose del genere. Adesso qua dobbiamo superare questi alberi. Ma è abbastanza facile. Poi dopo dobbiamo andare su, povero Piero, che dobbiamo fargli fare tutte ste fatiche d'Ercole. Non devi neanche andare in palestra, cioè salto ostacoli te lo faccio fare io. Che roba. Quella non è la villa si trova più avanti. Questa qua è un'altra casa, che figata. Siamo in una zona veramente sconosciuta di Europa, nel senso che la gente per salire sopra al santuario non passa di qua. Voglio farvi notare davanti la presenza di un vecchio disegno della Madonna. Quella è la Madonna d'Europa. Sì, sì, questa è la Madonna d'Europa, il che non mi sorprende, visto che siamo vicino a Europa. È una vecchia casa di montagna. Madonna nera di Europa. Bellissimo. Adesso entriamo, ci sono anche degli oggetti. Lì c'è la stalla. E questa... è una delle stanze, veramente una stanza spartana al massimo proprio. Guardate il camino, quanto è grande, tutto annerito dal fumo. Una vecchia scatola di dolcezze Lazzaroni, pasticceria di Saronno. Ne avevo una anch'io a casa mia negli anni 70, c'erano già Lazzaroni, biscotti, sì sì. No dai. Una cosa storica.
tutte cose vecchie. Occhio soltanto che penzola quel tubo. Il soffitto fa schifo comunque. Un congelatore. Madonna che schifo. Ci sono dei giornali vecchi che non toccherò mai. Qui potenzialmente poteva esserci un cadavere. Veramente. Andiamo a vedere l'altra stanza. Uno scarpone. No, qui non si può andare avanti perché c'è il pavimento in legno bucato, vedete? Quindi no, non si può andare avanti, ci sono delle ruote nell'altra stanza. Non possiamo andare avanti, troppo pericoloso. Com'era la canzone? Vecchio scarpone, poi non me la ricordo più. Quanto tempo è passato, mi sembra? Un secolo. Comunque chi viveva qui viveva proprio in povertà assoluta. Però. Ma allora si viveva quasi tutti, erano così. Era la norma. Era la norma, quindi. Andiamo ancora a vedere qua nella stalla, perché c'è anche la stalla. Questo era il letto comunque. Però dobbiamo fare molta, molta, molta attenzione. Questa è una tipica stalla di montagna di una volta, è anche parecchio spaziosa, forse è la stalla di montagna più spaziosa che io abbia mai visto. Guardate la trave come è caduta. Abbiamo da continuare l'escursione sopra di là, perché questa è soltanto la prima delle case di questa frazione abbandonata, e alla fine ci dovrebbe essere anche una villa, però non sappiamo se sarà accessibile o meno. Adesso qua è tutto da scoprire. Vi posso anticipare che la villa non solo sarà accessibile, ma è stupenda. Continuate quindi a guardare il video, perché il meglio deve ancora arrivare. Come sono caduti gli alberi sulla strada. Questa qui era la strada. La villa è laggiù, siamo arrivati, eh? Con qualche piccola difficoltà per gli alberi caduti. Guardate che casino per superare tutti questi alberi. Ce l'abbiamo fatta, qui è più bello. Capite bene che qua non ci viene nessuno in macchina. E comunque il sentiero di per sé, guarda, è pulito. Ma appunto. E questa è la cosa strana. Gli alberi si verrebbe bene. Infatti. Allora qui c'è una casa abbandonata e dietro ci dovrebbe essere la villa. Guarda quell'albero quanto è grosso. Cioè tu pensa che casino che deve aver fatto. Si è strappato, guarda che non ho mai visto una cosa così. Pazzesco. La villa, guardala, che spettacolo. Ma sembra proprio la tipica villa dei fantasmi proprio. E qui c'è anche una casa, la dipendenza della villa. Forse non è abbandonata da così tanto tempo, sai. Mamma mia, cosa abbiamo scoperto. Questa, come hai visto, la strada è tutt'altro che semplice. No, guarda lì. Mamma mia! Ma che albero secolare! Bellissimo! Potente, guarda che roba! Ma voi non so se ve ne rendete conto. Quanto è grande! E questo non è caduto! Voi pensate da quanto tempo è qua quest'albero? Che fa ombra su questa villa che sembra anche molto antica. C'è una faggeta, guarda che vecchi quei faggi. Una villa che sembra uscire da un vecchio racconto di Lovecraft. Circondata da un bosco selvaggio, essa parla di epoche remote. Adesso entriamo per esplorarla fino ai minimi dettagli. Guardate quest'albero secolare accanto alla villa, quanto è bello, è pieno di alberi secolari qui intorno. Questo fa capire che chi abitava qui amava la natura, bellissimo. Vi do il benvenuto a Villa Mosso, era abitata da una famiglia che amava la natura, il silenzio,
la musica, l'arte, la poesia, la letteratura e la tranquillità di una villa riservata e discreta. Ci hanno aperto la porta. Non dire così, non dire così, che sembra che abbiamo commissionato qualcuno. Adesso entriamo, poi dopo faccio delle foto esterne, ma io sono molto curioso. Miracolosamente ci sono pure le scale. Vedete, non è proprio messa benissimo come condizioni fisiche, ma ho visto di peggio, devo essere sincero. È permesso? All'ingresso una targhetta ci fornisce immediatamente l'anno di costruzione in numero romano, 1909. È stata anche indicata l'altezza sul livello del mare, un dettaglio semplice e allo stesso tempo molto affascinante. Guarda qui che roba! Pazzesco! Piero, vieni a vedere! Un pianoforte! Non ci credo! C'è un pianoforte! Gli ospiti potevano ascoltare, si sedevano lì. Guarda che belle panchine colorate. Guardate che belle panchine in pietra. No, sono in legno, sembravano in pietra. Sono fatte in una maniera che ti danno l'impressione che... Ma sono legno. Sono fatte di legno, ma ti danno l'impressione che sia marmo. Il colore è quello del marmo. Invece... Mai visto una cosa così. È tedesco, Berlino. Purtroppo è anche rovinato dalle tarme, quindi difficilmente potrà mai essere recuperato. Però i meccanismi sotto sono ancora abbastanza, non dico in buono stato. Ah, qui c'è un vecchio camino, un caminetto. Che cos'è questo? Che cos'è sta roba? Me lo sapete dire che cos'è sta roba? No. Neocid, polvere contro gli insetti e i parassiti nelle abitazioni dell'uomo. Distrugge terme e cimici. Questo è proprio anni 60. Poi qui hanno lasciato un Amaro Giuliani, vecchissimo. Niente, adesso andiamo a vedere le altre stanze che potrebbero nascondere tante sorprese. Di qui si va nei piani superiori, ma andiamo a vedere dopo. La cucina, una sala da pranzo molto disastrata. Incredibile. No, che sei rimasto un tavolino. Guardiamo soltanto sopra, perché non è proprio messa benissimo questa villa. Deve essere abbandonata da tanto tempo. Fai attenzione, passa in fretta. Bellissima. Questa è la cucina, guardate. Guarda. Power, power. Ci sta che... Sì, tutta roba tedesca compravano. Questa è una Victoria Bibigas, mai sentita. Una bellissima cucina, proprio... Ha uno stile proprio vecchio. Un vecchio frigorifero, una lavastoviglie. Chissà quando è stata abbandonata, non vedo dei calendari. Bellissima quella scala chiocciola. E questo era un ripostiglio. Per il cibo, penso. A color. Questo è il prodotto preferito perché è il migliore. Boh, lo dicono loro. Pasticceria Cocciola. Biella, ma vecchissimo. Ah, tenevano il gelato. Ah, già. Avevano comprato il gelato negli anni 60, 70 e hanno tenuto la scodella. Tipo nel polistirolo. Nel polistirolo, sì. Ma
questi sono dei signor piatti, guarda. Di epoca fascista, credo. Verbanum Stone. Quindi già anni 30, vero? Beh, sì. Sì, la villa sicuramente in epoca fascista era abitata. Era ben abitata. Dobbiamo vedere i piani superiori, però dobbiamo ricordarci di non andare nella stanza che c'è qua sopra. Purtroppo il tempo non è stato gentile, ma alcuni danni sono stati fatti dall'uomo, come il principio di incendio che ho avuto modo di scoprire nella camera da letto. Oddio! Oddio! Qui c'è da fidarsi. C'è da fidarsi, non entrare, tu stai fuori. Qualche pazzo criminale ha provato a dar fuoco alla villa, guardate. Non ha senso sta cosa. Voglio farmi notare che laggiù c'è un piccolo lavandino. Questa era la camera da letto. E di qua c'è un piccolo armadio con degli oggetti vintage. Ad esempio c'è questo cotone idrofilo zigzag. La marca, eh? Verbania Watt. Zigzag Lagen. Cos'è questa? Una canottiera, tipo. E una camiciola da, che faceva anche da mutanda. Ah, già, sì. Degli anni 10, anni 20. Sì, sì, sì. Io non ho mai visto niente del genere. Gli attaccapanni. Guarda questo, che si è tutto sciolto per via del fuoco. Vediamo un po' il giornale di quand'è per capire qualcosa in più. Del 1976, il giornale. E il proprietario era anche appassionato di minerali, di pietre. Sì, vedete, sì, ci sono due pietre qua, non si sa bene il motivo. Io avevo 12 anni nel 76. E questo che cos'è? Un portalampada. Sì. Non si mette intorno alla lampada. Salute! Pieno di polvere. Di qua è tutto crollato, guarda che roba. E guarda nei piani superiori. Oh, è... Oddio, guarda! Mamma mia. Attenzione qua, perché... eh. Non stavi vicino. No. Che villa strana. Però le scale, queste qua, sono vuote, mi sembra. Però c'è stato un incendio, eh. Sì, sì. No, ma le scale non sono state interessate, perché vedi che non sono... Però, andate. Aspetta, tu stai lì. Io il legno lo odio. Lo odio il legno. Guardate questo corridoio stretto com'è particolare. Questo piano è ancora calpestabile, ma lo sarà ancora per poco. Presto o tardi la villa diventerà del tutto inagibile. Un vecchio letto ottocentesco, un uccellino qua ci ha fatto il nido, ha fatto il nido sul letto, pensate. Questo è proprio il tipico letto dove una persona anziana nell'Ottocento trapassava. Hai detto bene, ci si dormiva fino alla morte, è incredibile. Tu è che si è ripreso prima d'essere umano. E poi... Prima ci dormivano gli esseri umani, adesso ci dormono gli uccelli. Che sicuramente... Entrano, dove passano? Entrano da là dove siamo arrivati, sì, noi. Sì, sì, sì. Oh, qua c'è un letto più. Ah, qui arriviamo dove c'è la scala a chiocciola. Quanti letti? Questo è più recente. Recente? Ma scusa, ma come mai c'è una vasca da bagno? Una volta si faceva così. Cioè, qui ti potevi fare il bagno? Sì. E dormire? Dormire, sì. I nobili chi poteva permetterselo, che aveva. Sì, sì. È bellissima sta cosa. Sì, magari non era dappertutto così, però guarda qui il filo. Sì, c'è l'impianto elettrico, pensate, dei primi del Novecento. Questo sarà i primi del Novecento, sì. Guardate. Erano i primi che potevano permettersi l'energia corrente, sai. Noi adesso siamo nel Biellese, e nel Biellese sicuramente lo sapete, erano tutti imprenditori, sì, e quindi questa gente sicuramente i soldi li aveva e poteva permettersi una villa così. Guardate che bella questa scala chiocciola, ma io non ho mai visto una scala chiocciola così bella. E poi qui c'è un boiler vecchissimo degli anni 60. Viene da chiedersi perché tutto questo sia stato abbandonato. La risposta non esiste, nel senso che non l'ho trovata da nessuna parte. Passi, se no mi passi lo zaino e vai senza zaino, perché è un po' stretto.
Sì, diciamo che chi passava di qua non aveva uno zaino come il nostro. Ok, siamo tornati quindi sulla cucina. Adesso andiamo a vedere fuori e poi abbiamo ancora da vedere la casa della servitù che sta all'esterno. Voi cosa ne pensate di questa villa? Vi porterò l'esplorazione della casa del custode solo se siete interessati, quindi vi invito a commentare. Inoltre, dopo aver esplorato questa villa, abbiamo continuato a percorrere lo stesso sentiero, raggiungendo un posto abbandonato, ancora più incredibile. Guarda là che c'è un balcone bellissimo da quella finestra. È bellissima anche questa cosa, che c'è una panchina. Bellissimo, c'è pieno di dettagli molto vecchi. Voi immaginate come doveva essere viverci, il panorama che oggi purtroppo non si vede quasi niente, in mezzo a questo bosco magnifico, circondati da alberi secolari. Circondata da alberi secolari. Questa frase descrive fino in fondo ciò che abbiamo appena esplorato. Ringrazio Piero, mio cugino, per avermi accompagnato qui. E ringrazio anche voi per aver visto questo video. Noi ci vediamo alla prossima!